Avvocato, ma se mi difendo da un ladro, è legittima difesa? La riforma del 2019 ha creato un po' di confusione. Si è diffusa infatti la convinzione errata che il proprietario di un'abitazione dentro la quale sta entrando un ladro possa prendere un'arma e sparare così arbitrariamente. È necessario allora fare un po' di chiarezza. Innanzitutto, la difesa è legittima sempre quando l'intrusione è stata posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Tuttavia, non basta solo questo, ma è necessario che vi siano altri presupposti. Innanzitutto, vi deve essere il pericolo di un'offesa attuale. Non puoi, ad esempio, sparare se il ladro sta scappando. Puoi difenderti con un'arma purché l'arma sia legalmente detenuta. Non puoi quindi difenderti con un'arma clandestina. L'impiego dell'arma deve essere necessario per difendere la propria o l'altrui incolumità, i propri o gli altrui beni. Non devono essere inoltre praticabili alternative lecite o meno lesive ed infine, per quanto riguarda l'aggressione dei beni, vi deve essere anche un pericolo di aggressione personale. Il rischio per chi non rispetta questi limiti è quello di eccedere colposamente nella legittima difesa o addirittura scavallare nel vero e proprio dolo. Il consiglio che mi sento di darti in caso di intrusione, pertanto, è quello di metterti al riparo, allertare immediatamente le forze dell'ordine e reagire solo ed esclusivamente quando è assolutamente indispensabile.